Ciao a tutti, bentornati su Fanatico Go Reloaded. Oggi mi è venuto in mente di farvi vedere, farvi partecipi su come realizzo i miei doppiaggi. Doppiaggi di spezzoni che troverete soltanto esclusivamente o su Facebook o sul mio TikTok, in quanto YouTube non permette di fare questa cosa per motivi, diciamo, di copyright. Però ecco, volevo un po' un attimo fare un piccolo vlog a vedere, insomma, come faccio a realizzare queste cose. Tutto è nato da un'idea di un mio amico che è veramente un doppiatore ufficiale, e io mi sono aggregato per fare, diciamo, per diletto, insomma, per divertirmi, per giocare un gioco. E che programmi uso? Sono i soliti, però vi faccio vedere un po' la modalità. E ovviamente per fare questi doppiaggi uso questa cuffia, la Sony, indossata in questo modo. Scusatemi se impiccia il filo. Con un padiglione soltanto e l'altro libero per sentire il tono della voce, perché bisogna appunto andare dietro e sentire l'espressione, quindi andare dietro a sentire la tonalità, diciamo, dietro al doppiaggio originale. Normalmente dovrebbe essere fatto in inglese, ma io questi spezzoni che ho preso sono tutti in italiano per comodità. C'è una prima fase di studio della scena, prima di tutto la prima fase di scelta della scena, che può essere uno spezzone di 40 secondi, di 30 secondi, di massimo un minuto, così rimaniamo nella funzione meme. Questo perché? Perché il video, questo tipo di video deve essere molto veloce, deve essere corto. Sono tutti spezzoni che però hanno un senso logico, cioè una frase, una scena, un chuck praticamente, che ha un senso, una conclusione. Non possiamo lasciare una scena a metà, bisogna comunque dare una conclusione, e questa conclusione deve essere nei 30-40 massimo minuto di tempo in cui avviene tutta, diciamo, la trama di questo chuck, di questa scena. E ovviamente io potrei fare da solo a più personaggi, ma spesso mi aiuta il mio amico che fa altri personaggi, perché io posso fare personaggi maturi, avendo una voce più matura, lui essendo un po' più giovane ha una voce anche più giovanile e può fare certi personaggi tipo Bart Simpson. Io posso fare Homer in questo modo, eppure fare altre cose tipo il robot di Bender, che faccio completamente parlo con questo tipo di voce, beh, il mio pulito metallico scintillante, quindi uso sempre lo stesso tipo di tonalità di voce per vari personaggi. Con questa voce ci faccio anche il barista di Stay Simpson, oppure ci faccio anche Igor di Frankenstein. Se cercate in giro trovate queste cose. E vediamo appunto che programmi uso. Pronto, c'è Homer? Allora, la prima cosa che faccio è quella di studiarmi la scena, eccola qua, sentendo bene le intonazioni, le voci dello spezzone. Questo è l'ultimo che ho fatto, è uno degli ultimi doppiaggi che ho fatto. E poi successivamente poi c'è la trascrizione qui su anche un block note, se va bene, con i personaggi, Bart con la battuta, ovviamente le virgole, ovviamente anche annotazioni tipo risata o cose del genere, proprio come si usa nel doppiaggio praticamente. Fatta questa fase si procede proprio alla registrazione, e la registrazione va fatta mentre c'è il video originale. Va registrata con un microfono professionale possibilmente, ma va fatta in questo modo, cioè sentendo l'originale in cuffia, così, l'originale in cuffia, e lasciando appunto l'altra orecchia libera per sentire andare dietro al passaggio. Per esempio possiamo fare questa prova qua al volo, che già ho fatto. Oh, senti al chiappo, ti strappo la faccia con quelle mie denti! Roba del genere, l'ho fatta molto veloce, ma giusto per farvi capire come funziona il fatto. Allora, per la parte audio, l'immancabile Audacity, che può anche registrare direttamente con il microfono, ma io spesso utilizzo il telefono. E per la parte video, l'editing, questo qua, LCH, che è quello che uso sempre, in cui abbino video e audio. Beh, aspetta un momento, adesso vedo. E come vedete, con questo editor poi faccio tutto, assemblo tutto e produco il video finale. Grazie a tutti della visione di questo piccolo vlog e ai prossimi video. Ciao a tutti!